Amalia Coccardotti, 27 anni, professione disegnatrice di moda. È stata l'amante di Maurizio Costanzo per 4 anni. Misure seno 90, fianchi 90, vita complicata. È pronta. È qui con noi. Buonasera. Buonasera. Signora, lei è stata l'amante di Maurizio Costanzo per 4 anni. Come vi siete conosciuti? In biblioteca. Ah. Ci dica, la camera è da letto di Costanzo, come? Era una camera normale. Il lettone, certo. Il comodino, il pianoforte, Bracardi. Senta, Costanzo dove l'ha baciato? Intendo dire in che posto l'ha baciato la prima volta. Ah, sul taxi. Sul taxi. E come l'ha baciato? Così? Oppure così? Eh? Nel primo modo. Ho capito. Costanzo le mandava dei fiori? No. Lui è uno che parte da molto lontano. Dava dei segni. Signora, lei amava Costanzo? Certo che l'amava. E Costanzo? Beh, anche lui si amava. Non ha mai chiesto di giocare per tutto lei? Sì. Sì, che deve fare? Non so se... C'è vita, credo che sia un po' di straordinario. Il gioco dell'oca, Napoli, la battaglia navale. Signora, nell'intimità. Costanzo, come si sposa? Costanzo ha modo particolare di spogliarsi. Toglie la camicia con i baffi, i pantaloni con quelli del petto, le scarpe con le basette. Capisco. Dove avete fatto l'amore la prima volta? Al palcoscenico del Parioli. Non lo dava fastidio? C'era gente? Sì, c'era molta gente. E lui cosa faceva? E lui vi diceva, state buoni, buoni. E quando l'amò, come l'amò? Così? O così? 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 Lui era giù, io sono su, lui era qua, io ero là. Ti scriveva delle lettere? No, ho scritto solo tre romanzi e due commedie. Senti, ma tu potrai mai dimenticare? Chi? Sì. Ciao Maurizio. Dai, parlami un po' di te. Ti interessa? Moltissimo. Ok. No, da piccola ero una bellissima bambina. Avevo come adesso i capelli lunghissimi biondi. Abitavo vicino alla stazione. Il mio sogno nel cassetto era quello di diventare una ballerina famosa. Invece mia madre era contraria a queste mie scelte. Lei mi iscrisse a una scuola per infermiere. Solo che non è mai stata la mia ispirazione a diventare un'infermiera. Quando mi trovai a dover affrontare una situazione del genere, decisi di scappare di casa. Allora, decisi di andare ad abitare da sola. Meno male che conobbi un uomo, un bellissimo ragazzo. Ma purtroppo lì faceva l'infermiere. Mamma, me ne accorsi troppo tardi di questo.